Flutter di Teramo lavora con il comune per cercare di alleggerire la difficile situazione legata all'emergenza abitativa, una condizione aggravata ancora di più all'inagibilità di diverse palazzine danneggiate dal sisma. Per questo motivo l'ATER di Teramo ha avviato una selezione pubblica con procedura comparativa per titoli e colloquio per assumere 5 tecnici da dedicare alle pratiche della ricostruzione. La situazione è molto delicata in quanto il sisma, come ben sappiamo, ha colpito circa 597 alloggi di edilizia residenziale pubblica e tanti altri invece privati, e tutto questo naturalmente sta pian piano trovando risposta mediante delle azioni mirate, programmatiche e diciamo certe, che pian piano sta portando al ripristino di molte strutture con l'avvio di progettazione esecutiva definitiva e direzione dei lavori per alcuni immobili. Io mi auguro che il 2019, tra coloro che hanno subito una inagibilità in classe E e quindi che potranno avvalersi del cosiddetto patrimonio acquistato dalla Regione Abruzzo di nuova costruzione, e coloro invece in classe B che hanno danni lievi, ci saranno i primi rientri. Purtroppo l'emergenza abitativa è un tema molto delicato e al quale pian piano stiamo trovando soluzioni. Il Comune di Teramo in data 6 febbraio ha pubblicato il bando, che ha la scadenza appunto l'8 marzo, che consentirà alle famiglie di poter in qualche modo fare domanda e poter entrare in graduatoria e vedere se riescono appunto a prendere questi alloggi popolari, considerando che la legge regionale numero 96 del 96, precisamente l'articolo 15, che definisce l'emergenza abitativa, attribuisce comuni la possibilità di poter utilizzare il 30% degli alloggi complessivi appunto per la stessa emergenza abitativa.